Olimpico, terra di conquista per le provinciali. La voce circola da tempo. L'hanno messa in giro il Pescara prima, il Brescia dopo. L'Ancona, peggiore difesa del campionato, comincia a pensare che sarebbe bello e forse non impossibile creare ulteriori problemi a Boskov. La Roma naviga in acque tutt'altro che tranquille. Partita con ben altre ambizioni, si ritrova dopo la decima giornata in fondo alla classifica. Mercoledì poi c'è l'impegno di Coppa, domenica prossima il derby. Sbagliare significa compromettere ulteriormente una situazione già critica. La gara è facile solo sulla carta. Rispetto agli avversari, la Roma ha incassato meno gol, ne ha segnati di più, può contare su fuoriclasse come Esler e Mihajlovic. Oggi però manca il capitano, Giannini squalificato, non c'è Garcia, infortunato, e non gioca nemmeno Aldair. Boskov, come molti altri suoi colleghi, deve accontentare un po' tutti e stavolta tocca al brasiliano accomodarsi in tribuna per fare spazio a Caniggia. La Roma non può permettersi di lasciare fuori un giocatore così importante. L'errore di Benedetti, che pure all'inizio aveva colpito la traversa, dà il là al vantaggio di Lupo. Una doccia fredda per i padroni di casa. Boskov non fa drammi dalla carica ai suoi giocatori. Il primo tempo è caratterizzato da un'infinità di errori. Il centrocampo giallorosso è povero di idee. In attacco si fa vedere soltanto Rizzitelli, mentre Caniggia, messo lì al centro dell'area, viene neutralizzato dal nuovo straniero dell'Ancona, lo slovacco Glonek. Gli ospiti difendono bene il vantaggio e De Tari potrebbe addirittura chiudere l'incontro, ma invece di tirare fa sfumare così l'azione. I giallorossi, sostenuti da un pubblico eccezionale, cercano il pareggio senza troppa fortuna. Da parte sua, l'Ancona reclama un calcio di rigore. Per il tecnico Guerini, il fallo di Benedetti su Agostini c'era e come. Ma io ho visto Agostini che si è liberato e un giocatore della Roma è entrato e lo ha sgambettato, però sono curioso di vederlo alla televisione. Non cambia niente perché resta solo il risultato e basta. La porta dell'Ancona per la Roma sembra stregata, poi la mossa vincente. Boskov richiama negli spogliatoi Benedetti, entra Carnevale, si piazza al centro, Caniggia va sulla fascia, con il conseguente arretramento di Carboni in mezzo alla difesa. Non dico abbiamo vinto per questo cambio che ha fatto mister, però abbiamo provato, abbiamo giocato un po' di roulette, un po' di poker e abbiamo vinto, abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna. I padroni di casa non riescono a sbloccare il risultato, i pericoli arrivano soprattutto dai calci piazzati. L'Ancona si difende come può. Dopo che Carnevale reclama un rigore per la verità discutibile, Comi al volo sfrutta con abilità una respinta del portiere Micillo. Il tandem d'attacco Carnevale-Rizzitelli è sicuramente più concreto. Rizzitelli viene fermato in aria in questo modo, ma l'arbitro lascia correre. Carnevale firma il gol che forse salva la panchina a Boskov. Aldair secondo me è indispensabile. Ma guarda, in calcio non esistono giocatori indispensabili. Tutti sono bravi, buoni. Quando si perde possiamo dare una critica diversa che quando si vince. Ma l'ha detto anche quando ha segnato l'Ancona. Va bene, quando ha segnato Ancona, io penso difficile dire colpa è di uno o di altro giocatore. Noi potevamo essere più pratici. Ma l'impianto un po' al dai. Come no, potevamo buttare palla in tribuna e basta, un calcio di angolo e non si vede niente. E noi vogliamo essere molto spettacolari, vogliamo giocare un po' di calcio estetico, poi abbiamo preso un rete.